c'era questa giornata di educazione finanziaria, perché così l'abbiamo denominata. Abbiamo diversi ospiti, quindi prima di curare una introduzione da parte del sottoscritto, io sono Gianna Promanzi, direttore della BCC di Capacciovesimo, quindi la sede che vi ospita oggi, darei da subito la parola al dottore Sica, che è l'assessore allo sport e scuola, quindi lo ringraziamo per la presenza, per la vicinanza e cogliamo l'occasione per ascoltarlo sin da subito. Grazie. Bravo! Buongiorno a tutti, riporto innanzitutto i saluti del sindaco, il cavaliere dottore Francesco Palumbo, saluto tutti voi, i docenti, voi ragazzi che venite dai nostri prestigiosi istituti che sono presenti sul territorio, il Profavi e l'Alberghiero. Istituti prestigiosi perché ogni anno da questi istituti si diplomano tantissimi ragazzi che hanno la possibilità di inserirsi quasi rapidamente nel mondo del lavoro. Oggi giornata sull'educazione finanziaria, una giornata importante dove i nostri relatori vi daranno, penso, degli input per il vostro futuro. Non mi dilungo molto, lascio a loro la parola, vi chiedo solo di ascoltare con attenzione perché avete la possibilità, grazie alla BCC di Capaccio che organizza tante di queste belle manifestazioni, sempre presente e soprattutto immersa nel territorio e nelle varie problematiche del territorio. Con la BCC e il Comune di Capaccio ci sono sempre delle grosse iniziative prese insieme, ci auguriamo che possiamo fare tante altre. Buona giornata e ascoltate con attenzione perché avete veramente la possibilità. Grazie ai due istituti professionali presenti che rappresentano la eccellenza del nostro territorio. Tra l'altro sappiamo che in sala sono presenti le quinte, quindi siete sostanzialmente all'ultimo anno e siete anche a un bivio relativamente a delle scelte importanti che dovete fare, se continuare nel percorso di studio o se entrare nel mondo del lavoro, cosa non facile, però ecco, questi istituti anche alla luce delle ultime statistiche sembrano quelli che lasciano maggiori opportunità, maggiori possibilità. Stiamo parlando ovviamente del PISAR, che è l'istituto professionale per l'enogastronomia e i servizi a Berlini, e vedo qua il professore in prima fila, il Profagri, che è l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente, quindi sono anche poi termini molto importanti, molto attuali. Io vi porto anche i saluti della banca che rappresento e del presidente Pinghero, che non c'è perché è fuori per impegni di lavoro, però mi ha pregato assolutamente di portare il proprio saluto. Allora, nella società di oggi alcuni concetti sono entrati nella bucata quotidiana, ne parlate tranquillamente, ma a volte non ci rendiamo conto dell'importanza o del vero senso che hanno e degli effetti che potrebbero provocare. Tutti quanti voi vi collegate a internet, tutti quanti voi siete dotati di smartphone e quindi avete di vestirezza concetti e strumenti. Però mancano spesso delle informazioni di base che sono invece necessarie alla vostra età, perché vi rendono più consapevoli. Nel vostro caso a maggior ragione, perché come dicevo prima siete quinte, quindi quest'anno dovete anche affrontare un esame di maturità che in qualche modo vi introdurrà nel mondo del lavoro oppure nella continuazione della vostra attività di studio. Qualsiasi sia la vostra scelta, sappiate che niente è gratuito, impegno e sacrificio sono sempre richiesti. E non è tollerata l'ignoranza e soprattutto non è consentita un'ignoranza finanziaria. E come dicevo prima, in Italia c'è una bassa conoscenza in materia, le statistiche non ci premiano, c'è una recente indagine che ha fatto l'OCSE, e del 2016 l'ha fatta la Banca d'Italia, secondo la metodologia OCSE, e risulta purtroppo che noi italiani siamo un po' nelle ultime posizioni classifica. È stato somministrato un questionario e in base a questo questionario solo il 30% è stato ritenuto
dotato di una conoscenza finanziaria ritenuta adeguata. Pensate che la media OCSE è del 62%, quindi siamo molto ma molto indietro. Stiamo recuperando, perché poi nel 2012, quando iniziò questa rilevazione, eravamo ancora, erano messi male, peggio ancora. Un'altra analisi fatta 2 anni fa del Sole 24 Ore, anche in Europa, perché poi l'OCSE faccia tutti i paesi occidentali, quindi anche non solo paesi europei, ma ci sono anche gli Stati Uniti, Giappone e quant'altro, quindi è un campione più ampio. Ma anche in Europa noi veniamo dopo paesi come l'Austria, Belgio, Francia, Germania, e badate bene, oltre il 30% degli italiani non è in grado di calcolare il 2% su una somma di 100 euro. L'incontro di oggi è perché vuole stimolare in voi di curiosità, qualche conoscenza in più, farvi conoscere degli imprenditori giovani o un po' meno giovani, ma che stanno facendo un lavoro importante per il nostro territorio, nel vostro settore, nei vostri settori. Vorremmo aiutarvi a fare delle scelte per il vostro futuro, ma anche approfittare di questa occasione per appunto darvi qualche pillola di conoscenza ulteriore in materia di cultura finanziaria, perché se abbiamo detto che questo è il mese dell'educazione finanziaria, siamo qui anche per questo momento. Quando si parla di educazione finanziaria tenete presente che è necessario, anche oggi iniziare a parlare di rivoluzione digitale e di educazione finanziaria digitale, perché oramai con lo smartphone, come vedremo da un attimo, si fa tutto e di più. Dobbiamo fare passi in avanti, però l'Italia è anche espressione di eccellenze, no, di tutto il mondo, e spesso noi ci vediamo peggio di quelli che siamo, ed è invece è importante avere maggiore consapevolezza anche di quelle che sono le nostre potenzialità, perché ce ne sono tante e possiamo fare molto di più. L'Italia è questa, l'Italia è unica. Quello che abbiamo noi non sarà nessuno. Quello che abbiamo noi nell'Italia meridionale è altrettanto importante, eppure i numeri non sempre ci premiano, al di là appunto di queste eccellenze, il fatto che siamo lì in tante cose. Abbiamo un patrimonio culturale che da solo rappresenta il 70% del patrimonio artistico mondiale. Per queste cose ci devono far pensare. E viviamo in una regione, quindi ci avviciniamo sempre di più a lui, che ha tante potenzialità. Noi siamo qui a Capaccio Vestum, abbiamo dei templi straordinari che sono lì da oltre 2000 anni e che sicuramente rappresentano qualcosa di unico. Tra l'altro sono tenuti in maniera eccellente, neanche da fine sono così. E intorno, ecco, a queste patrimoni noi dovremmo fare qualcosa di più, voi dovreste pensare di fare qualcosa di più. Quindi quando abbiamo pensato di dare alla giornata di oggi il titolo "Chi semina idee raccoglie futuro", è quello di appunto far sì che in qualcuno di voi, o in tanti di voi, in tutti quanti presenti, possa nascere l'idea giusta. E vogliamo aiutarvi in questo. Abbiamo delle testimonianze di imprenditori locali. Chi semina idee raccoglie futuro, c'è condensato molto qui. Io ho raccolto un'eredità, nel senso che il primo vigneto nella mia famiglia è stato piantato nel 1970. Sono passati più di 40 anni dalla prima vendemmia e io le ho fatte tutte. La prima idea che mi viene in mente è un po' l'unico collegamento con questa parola finanziaria, educazione finanziaria. Dopo le mie prime, diciamo, vendemmie, i primi anni, parliamo degli anni 90, 94, 95, 96, entusiasmati da quello che ci stava succedendo, da quello che toccavamo con mano. Parlo al plurale perché il direttore ha parlato di famiglia, ma famiglia è anche riduttivo. Tutte le cose belle sono persone, l'anima di noi tutti, non si fanno da sole, non si fanno da sole, non si fanno da soli. Quindi è sempre un team, un lavoro di gruppo, nel mio caso una famiglia. Quindi condivido questa esperienza lavorativa
con mia moglie, con i miei figli, ma poi non è più un'esperienza lavorativa, è la tua vita. Stiamo parlando di una cosa che entra veramente nel profondo delle persone. Finanziaria, perché non c'era ancora il direttore Manzi qui alla BCC di Capaccio. Dopo i primi anni, quindi le prime 4-5 vendemmie, eravamo intorno agli inizi del 2000, naturalmente mi sono approcciato al mondo della finanza, cioè a capire come fare per portare avanti in modo moderno e per espandere quella che era la mia idea, perché naturalmente servono le banche che aiutano le imprese. E ricordo quando sono stato portato qui da un amico, e lì ho avuto una percezione, diciamo, più concreta di quello che stavo facendo. Incontriamo l'attuale vice direttore, che saluta il mio amico e dice: ah, oggi ci hai portato niente di meno che Luigi Maffì. Parliamo di quasi 20 anni fa, cioè, nel senso che noi probabilmente inconsapevolmente stavamo facendo un lavoro, eravamo agli inizi, ma di questa cosa già si parlava in giro e già se ne vedevano i risultati. Probabilmente qualcuno iniziava a conoscerci, beveva il nostro vino, era nata l'idea, e non sono stato il solo, ma diciamo oggi sono qui io e quindi parlo della mia esperienza, che nel Cilento si potesse anche fare vino, che nel Cilento si potesse anche fare impresa. E devo dire che da allora, da quel giorno, oltre ad aver acquisito una grande consapevolezza dell'importanza di quello che stavamo facendo, nel giro di pochi anni, grazie al credito, la nostra è diventata un'azienda. Credito del quale beneficiamo, perché la cosa fondamentale che poi tutti noi, e voi siete chiamati fondamentalmente a fare una scelta e a ritagliarvi uno spazio nella vostra vita, è quella della affidabilità, della abnegazione, del credere veramente in un progetto. La mia azienda è nata principalmente da due fallimenti. Io ho studiato presso l'Istituto Tecnico Industriale Focaccia di Salerno, sono un perito informatico, ho ricevuto per 2 anni il premio come miglior medio d'istituto, quindi comunque uno studente che in che studiava? Informatica. Quindi qualcosa di totalmente lontano da quello che faccio oggi. Dopo aver conseguito il diploma mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria informatica a Fisciano e ho iniziato il mio percorso accademico. Lungo il percorso si iniziano a fare delle conoscenze ed approfondire poi qual è la vita che ci aspetta e che immaginiamo dopo aver appunto acquisito la laurea. E tutti concordavano sul fatto che l'unica strada per avere delle soddisfazioni professionali era quella di fare la valigia e andare via. I più fortunati magari rimanevano al nord, rimanendo in Italia, ma molti andavano all'estero a trovare fortuna. E io questo l'ho ritenuta sempre come l'ultima spiaggia, qualcosa da fare quando non c'erano altre alternative. Questa cosa mi ha destabilizzato un po' durante il mio percorso, mi ha fatto perdere la sicurezza che avevo, mi ha portato poi alla lunga a non continuare più con la strada. Quindi cercare di inventare qualcosa che mi permettesse di rimanere qui nel mio territorio. Nel 2008 sono stato coinvolto in un progetto sulla valorizzazione del filo bianco del Cilento. Un progetto che aveva tra i suoi obiettivi quello di tutelare e valorizzare questo prodotto. E io dovevo curare l'aspetto informatico di questa organizzazione. Io al mondo dei figli, per mia sfortuna, da virgolette, l'ho conosciuto da piccolo, perché mio padre mi costringeva tutti i mesi di agosto ad andare a raccogliere i figli di prima mattina, ed era un prodotto che io odiavo, tra virgolette, guardo il fatto che magari ad agosto a 18 anni uno va male e non pensa andare a svegliarsi alle 5 e mezza la mattina per andare a fare il raccolto. Comunque mi trovo in questo progetto, lavoro per un anno in questo progetto, anche questo progetto fallì perché all'interno alcuni avevano interessi che andavano contro i principi di questa organizzazione e mi ritrovai appunto senza nulla in mano. Dopo qualche mese il sindaco di Roma, Franco Palumbo, mi chiamò e mi chiese se volevo partecipare come delegato di alcuni di Giungano
ad un progetto sui fichi, un progetto europeo, extraeuropeo, che riuniva 15 città del bacino del Mediterraneo famose per la lavorazione dei fichi. Io sono stato un anno in giro, mi sono confrontato con tante realtà e lì si è accesa la lampadina. Ho visto posti in cui fanno pochissimi fichi, avere una fiera internazionale del fico dove poi tutto vendono tranne che quelli che non hanno il prodotto, oppure hanno una squadra di 30 chef che fanno dall'antipasto alla massa caffè a base di fico, ma poi non hanno la materia prima. Questa cosa a me mi ha sorprovato, perché noi siamo famosi, siamo dei maggiori produttori per quanto riguarda il fico, e non c'è un'azienda, ce n'è solamente una, secondo me, nel nostro territorio che lavora in un certo modo. Perché non provare anch'io a lanciarmi in questa esperienza? Così, insieme alla mia famiglia e grazie all'aiuto della BCC di Capaci Vestimo, perché all'epoca non c'erano tanti finanziamenti come ci sono oggi per i giovani, abbiamo fatto un muro e ho aperto questo mio laboratorio. Ci tengo a sottolineare il laboratorio perché noi, oltre a fare produzione, facciamo anche attività didattica. Ospitiamo turisti, sono quasi sempre stranieri, che sono molto curiosi sul nostro mondo e vengono in azienda a vedere come questi prodotti vengono realizzati. Purtroppo il fico è un prodotto molto stagionale, ha un tempo di lavorazione e commercializzazione molto ravvicinato e quindi ho dovuto a questa linea di produzione affiancarne un'altra che mi permettesse di poter lavorare 12 mesi all'anno. E così ho riscoperto una passione che avevo da piccolo, ma che non avevo mai approfondito, che era quella dei dolci secchi. Quindi ho iniziato a studiare, partendo dalle materie prime, e arrivando così a proporre dei prodotti di pasticceria secca accidentale. E dopo 2 anni ho legato ancora di più al territorio, aggiungendo ai miei prodotti il latte fresco di cupola, in modo da dare una tipicità ancora più marcata questa tipologia di prodotto. E ormai sono 5 anni che ho questa attività e dall'anno nuovo partiremo con una nuova linea di produzione, poi chiamo linea, poi alla fine siamo in famiglia, quindi il lavoro ce lo dividiamo tra... Sempre una linea di produzione corta, però affidabile, assolutamente. Che è il pane di Trentinara. Noi a Trentinara facciamo feste del pane da tanti anni, però non c'è un'azienda che produca pane tradizionale con grani antichi e quindi siamo partiti dalla terra, quindi da seminare i grani antichi e a maggio-giugno partiremo con questo nuovo prodotto. 2 caratteristiche che oggi deve avere un'azienda per poter andare avanti sono principalmente 2, la qualità. Oggi non si può prescindere dalla qualità. Il consumatore medio, rispetto a un consumatore medio di 20 anni fa, è molto informato, va molto alla ricerca di prodotti di alta qualità e anche disposto a spendere una cifra più alta per avere un prodotto di qualità. Quindi bisogna avere qualità nelle materie prime, ma anche qualità nel presentare un prodotto, sulla grafica, su tutti gli aspetti commerciali che un prodotto deve avere. E poi è avere una strategia. Un imprenditore, secondo me, quando smette di avere obiettivi, smette di essere imprenditore. Credo che uno deve fissarsi degli obiettivi, godersi quel secondo di felicità per averlo raggiunto e avere subito dopo davanti un altro obiettivo più ambizioso e più importante. Questa attività è nata 3 anni fa, nel 2016, per l'appunto potete vedere che si tratta di una piccola spiaggia attrezzata con 42 postazioni ombrellone e lettini, un piccolo chiosco bar, servizi igienici, docce, area relax, area prima soccorso e servizio di salvataggio. Per chi non è addentrato non può capire, ho messo questa descrizione per rendere l'idea, è una piccola attività con i servizi essenziali. L'Ido Laduna nasce nel comune di Capaccio Pestum, a pochi passi dall'antica città di Pestum, lontano dai percorsi tradizionali e dal caos, in un tratto del litorale riservato e ancora incontaminato, dove silenzio e natura creano un'atmosfera idillica ed è reale. La scelta del posto è nata un po'
seguo un po' quello che sono le indicazioni che ci vengono date quando facciamo un percorso di studio, poi vi spiegherò anche qual è stato, cioè quello di riuscire a rendere dei punti negativi in delle opportunità. Il litorale di Capaccio oramai saturo, le zone più commerciali dove c'è un passaggio maggiore di turisti oramai era tutto impegnato, quindi onde evitare di prendere dei tratti di spiaggia che erano piccoli o comunque pochi idonei per creare un'attività duratura nel tempo, abbiamo deciso di andare a trovare un posto un po' più riservato, lontano dal percorso tradizionale, che ci permettesse di creare un'attività particolare. La Duna nasce grazie all'idea di due giovani capaccesi, uno sono io Alessandro e l'altro è mio cugino Giancarlo, quindi ritorna anche il discorso dell'aspetto familiare. Noi abbiamo deciso di investire sul nostro territorio in modo consapevole e sostenibile per realizzare quello che era un nostro sogno che portavamo avanti da diversi anni. Entrambi abbiamo fatto le nostre esperienze, possono essere lavorative, di studio, anche all'estero, e proprio attraverso queste esperienze formative siamo giunti poi a questo, alla realizzazione di questo nostro sogno. Giancarlo, mio cugino, si occupa di tutt'altro, è direttore di una filiale delle Poste Italiane. Io vengo da una formazione nel marketing territoriale, mi occupo di consulenza, in più di famiglia, come diceva il direttore, abbiamo un'agenzia di rappresentanza. E nonostante questo, nonostante il tempo fosse davvero limitato, abbiamo deciso di investire su noi stessi, abbiamo creduto in questa opportunità e l'abbiamo realizzata grazie a un bando comunale che metteva a disposizione dei tratti di spiaggia per un periodo molto limitato, quindi era anche un'opportunità tra virgolette rischiosa, perché decidere di investire senza avere la certezza di durata nel tempo non era semplice, quindi qui poi ritorniamo a qualcosa da farò vedere dopo, ci vuole anche un po' di pazzia, di follia quando si crede realmente in quello che si fa. Noi abbiamo deciso quindi di portare avanti questo progetto, noi abbiamo sempre chiamato il nostro sogno, avere la nostra spiaggia da allestire al meglio e gestirla come noi pensavamo. La nostra spiaggia nasce per l'appunto in un contesto di esasperata ricerca del profitto. La maggior parte degli stabilimenti balneari puntano solo ed esclusivamente in quel tratto di spiaggia a mettere quanti più ombrelloni per guadagnare al di là poi del comfort, del reale apprezzamento dei turisti stessi. Noi invece abbiamo pensato di creare questa spiaggia rispettando il litorale e l'ecosistema dunale e quindi abbiamo deciso di andare controcorrente mettendo la duna e il giglio di mare al centro del nostro progetto e da qui nasce anche il nome stesso della duna. La duna che è al centro per l'appunto del nostro progetto, nella maggior parte degli stabilimenti balneari, ovviamente non in quelli di recente nascita, ma in quelli che hanno un po' di anni, la duna non esiste più, è sparita, proprio per far spazio alla spiaggia, quindi avere maggior spazio da sfruttare per postazioni ombrelloni o altre attività. Noi abbiamo una spiaggia un po' più limitata, però abbiamo valorizzato la duna, quindi è diventato un elemento caratterizzante della nostra struttura, che ci ha permesso di farci conoscere, pur essendo nati da poco. Quindi ci siamo dedicati alla pulizia della duna, ovviamente tutto sempre in prima persona, perché non c'è la possibilità, soprattutto nei primi anni, di potersi permettere il lusso di tenere dei dipendenti, quindi i nostri dipendenti siamo noi stessi, quindi abbiamo pulito la duna, abbiamo creato una passerella in legno che permettesse ai nostri clienti di attraversare la duna, una passerella panoramica rialzata sulla duna stessa in modo da non rovinare l'ecosistema e il giglio di mare. E la passerella stessa è diventata un elemento caratterizzante della nostra struttura, ci sono delle persone che vengono appositamente per vedere la passerella costruita. Abbiamo inserito delle tabelle informative che permettessero ai nostri ospiti, oltre di godersi il mare, anche di capire un po' quello che è l'ambiente che li circonda, con le informazioni delle varie piante e in modo particolare del ciclo di mare. Abbiamo organizzato anche delle giornate tematiche con delle associazioni del posto che permettessero a chi volesse di avere maggiori informazioni su quello che è il nostro territorio
E grazie a queste attività abbiamo ricevuto proprio quest'anno anche un riconoscimento da parte di Legambiente per aver creato un'attività sostenibile sul litorale catanzarese. Quindi con un po' di sacrificio arrivano anche le piccole soddisfazioni. Come dicevo, abbiamo pensato ad un'attività che potesse essere diversa dalle classiche, quindi creare un business sostenibile. Abbiamo inserito sulla nostra spiaggia tutte strutture in legno, quindi totalmente rimovibili. Montiamo ad inizio estate, a maggio, smontiamo a settembre, è un lavoraccio, però ci permette di portare avanti la nostra idea. Abbiamo creato delle isole ecologiche per la raccolta differenziata, andando anche quando necessario a richiamare il cliente di turno e per fargli capire qual era la linea della nostra struttura. Abbiamo creato delle postazioni ombrellone che potessero essere quanto più comode e ampie, e questo è stato uno degli elementi che è piaciuto di più per l'appunto ai nostri clienti. Quindi spaziosi, con la possibilità di potersi rilassare. Sulla nostra attività, a differenza, è un qualcosa che non piacerei ai ragazzi, però a differenza di tante altre strutture balneari, da noi non c'è musica, che chi viene da noi viene per rilassarsi, leggere un libro, è un ambiente totalmente diverso dagli altri. Per l'appunto è un ambiente tranquillo, la gestione è totalmente familiare, come vi farò vedere nella foto successiva, quindi ci siamo io, mio cugino, le nostre famiglie, le nostre mogli o compagni, e quindi anche l'accoglienza stessa, e voi potete insegnarmelo, chi soprattutto frequenta l'alberghiero, è fondamentale il modo in cui si accoglie il cliente, il sorriso, la gentilezza, ed è alla base della nostra attività. E la Dulcis in fondo, perché poi è fondamentale, i prezzi. Abbiamo creato dei prezzi giusti alle condizioni giuste. In che senso? I nostri prezzi base, non andrò nel dettaglio, sono convenienti, ma al tempo stesso siamo molto, molto esigenti su quella che è l'occupazione delle postazioni stesse. Ad esempio, prezzo conveniente, postazione massimo 3 persone sotto, altrimenti non potrebbe essere sostenibile. Chi ha creduto nel nostro progetto? Qui, come potete vedere, la foto sono io, mio cugino e le nostre famiglie. Realmente abbiamo lavorato noi, quindi è doppia soddisfazione. Ho messo noi perché per tutte le attività che andrete a fare è fondamentale che prima ancora che possa crederci un familiare, la banca o i clienti, dovete crederci voi. Ci vuole convinzione, passione, tanto sacrificio, ma dovete crederci, perché solo attraverso la vostra convinzione potete convincere un vostro familiare ad aiutarvi. Ancora dopo io ho messo la BCC di Capace, perché poi c'è un aspetto fondamentale. La spiaggia, il sogno di tanti ragazzi, c'è l'opportunità, ok, facciamolo. Dopo aver presentato la domanda nascono i primi problemi, ok, dobbiamo comprare questo, questo e questo, ci vuole quella, ma non è un investimento da poco, quindi inizia a subentrare l'aspetto imprenditoriale, bisogna piegarsi le maniche, andare in banca, presentare il progetto. Se il progetto è valido, la BCC di Capaccio ha dimostrato nel tempo, non solo adesso, di dare una mano, quindi crederci davvero. Quindi la BCC di Capaccio ci ha aiutato, ci ha finanziato, abbiamo acquistato tutta l'attrezzatura e in fondo, perché poi il risultato finale, quello che conta è il consumatore. I nostri clienti hanno apprezzato, hanno creduto in noi e quindi hanno, tra virgolette, chiuso un cerchio, l'attività può andare avanti. Quindi questa è stata la soddisfazione più grande. Chiudo, come vi dicevo sono stato molto breve, chiudo con una foto che rappresenta la nostra passerella. Questa è la passerella che oramai è diventata un elemento distintivo del nostro lido e vi ricordo come a me spesso guardo questa foto al di là del lido per le attività che faccio. La vedo come un qualcosa che rappresenta al meglio quello che è il percorso da portare avanti. E mi piace pensare che per poter raggiungere i nostri obiettivi, quindi i vostri obiettivi, ci vuole tanta passione, sacrificio, perché senza sacrificio non si ottiene nulla, entusiasmo, perché quando si crede in un progetto si ci mette entusiasmo, un po' alla volta si raggiungono i propri
si raggiungono dei risultati. È un pizzico di follia. Come vi dicevo, quando siamo partiti pensavamo fosse quasi un gioco. Poi però ci siamo resi conto che col tempo è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Però senza la follia e la pazzia del primo istante, quando è nata l'occasione di creare questo video, non saremmo qui e non saremmo qui a raccontarvi della nostra struttura. Vi faccio un prossimo bocca al lupo, ragazzi, sia per il lavoro, per la scuola, per tutto. Perché bisogna puntare appunto sul territorio, le opportunità ci sono e sta a noi, la nostra creatività, quel pizzico di follia e alla passione, sta a noi grazie a tutte queste cose per poter poi fare qualcosa di buono. Crea oggi effettivamente il lavoro è diventato difficile da trovare, però io credo che molto sia dato la nostra creatività, bisogna creare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello e mettendo in moto sicuramente la nostra mente riusciremo sicuramente a trovare e a fare qualcosa di importante anche sul nostro territorio, e queste opportunità servono anche per farvi capire che sul territorio ci sono le condizioni per poter poi fare, per poter implementare qualche cosa che vi torna utile per il vostro lavoro e che sia anche coerente con il profilo, con la formazione che state facendo. Quindi mi riferisco chiaramente sia ai ragazzi dell'alberghiero, ma anche ai ragazzi della radio. Noi abbiamo iniziato circa 12 anni fa, rinnovando un'attività che era un semplice bar di paese, che la nostra idea era quella di realizzare una pizzeria. Da lì con i primi clienti, mio fratello, siamo sempre migliorati, abbiamo soprattutto migliorato, oltre ai servizi, anche l'accoglienza. E da qui è iniziata l'idea di rilevare da un mobile di famiglia il bed and breakfast. Lo spirito imprenditoriale e la caparbietà e la tenacia di mio fratello e del suo socio Raffaele ci ha fatto crescere sempre di più. Infatti hanno rilevato anche l'attività adiacente al nostro bar e quindi hanno realizzato oggi un vero e proprio ristorante. Quello che posso dire è che veramente lo possono fare tutti, perché noi veramente abbiamo iniziato da zero, avevamo appena 25 anni e non avevamo niente, solo forse follia veramente, come diceva Alessandro. E qualche idea, no? Soprattutto il supporto della BCC di Capaccio, che ci ha aiutato tantissimo, perché ha creduto nel nostro progetto e nelle nostre idee. Quindi quello che posso dire ai giovani, a voi, che veramente potete provarci, perché tutti quanti abbiamo l'opportunità e tutti quanti abbiamo la possibilità. Se ci crediamo lo possiamo fare veramente.